sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Forna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Il Lecco torna a vincere, lo fa dopo 4 partite consecutive in cui non aveva ottenuto i 3 punti, 3 pareggi di fila in precedenza, una sconfitta sul campo dell'Olbia, e quindi torna a guardare la classifica da zone che sono più consone al valore della rosa. Nello specifico, sempre in attesa di vedere quelli che saranno i risultati della domenica, i blu celesti si portano al 5° posto della graduatoria. Parte abbastanza bene il Livorno, un buon palleggio, all'11° prova una sortita dalle parti di Pistardo con questo cross al centro su cui proprio il portiere blu celeste è bravo, sarà però praticamente l'unico intervento complesso di tutta la sua partita. Minuto numero 14 ancora il Livorno che cerca di portarsi in avanti, la verticalizzazione verso Odì. La palla giocata verso il centro, Mazzarani si inserisce bene, va via sulla sinistra. Pissardo bravo, attento a compiere questo intervento, tutto sommato abbastanza facile vista la non grande potenza data dal numero 10 del Livorno, debuttante e capitano vista la sua lunga esperienza anche in categorie superiori. Blu celesti che al 18° si affacciano dalle parti di Stan Campiano, Magni sfonda sulla sinistra, buona la sua gara, però il cross verso il centro deviato a fatica dai difensori del Livorno. Minuto numero 18, Mazzarani la sponda, interviene bene un attento Bolzoni, ancora Magni pensa di essere in fuorigioco, non è così, non si alza la bandierina del secondo assistente arbitrale Colavito di Bari. Magni calcia con debolezza verso la porta del portiere ospite. Ancora Livorno in avanti al 29°, il tiro dalla distanza sempre di Odi, palla che si spegne abbastanza larga alla destra di Pissardo, proteso in tuffo. Ancora Livorno che ci riprova al 32°, fa tutta l'area di rigore questo calcio d'angolo, il cross dalla sinistra che non arriva e Odi invece si porta verso il centro. Il tiro è ancora una volta Pissardo attento e bravo a cartocciarsi su se stesso e ad abbrancare la sfera. Minuto numero 35, Lecco si rifà vedere dalle parti di Stan Campiano, cross di Mastroianni dalla destra, anticipato Iocolano con difficoltà dal numero 2 Marissante, difensore classe 98 del Livorno. Poi al 37°, eccola qua la perla, sponda di Mastroianni, Iocolano dai 25 metri, palo la schiena di Stan Campiano e la sfera che va a spegnersi alle spalle dello sfortunatissimo ed esperto portiere del Livorno. Come al solito una perla di Iocolano apre le marcature alla riga Monticeppi, con merito per quello che si è visto comunque in campo, con un po' di fortuna questo sì, però fortuna che i blu celesti sapranno assolutamente legittimare nel corso della gara. Rivediamo la giocata di Iocolano, la sua vera e propria perla, poi sfortunato Stan Campiano, però veramente meravigliosa la conclusione di Iocolano, un vero e proprio arcobaleno. 45°, non buono questo rinvio di Stan Campiano, batti e ribatti a centrocampo, bravo Foglia a dar fastidio a Mazzarani, a ricevere poi a verticalizzare, Iocolano se ne va sulla sinistra, il tiro deviato da Marissante, il palo che salva ancora una volta, seppur questa volta in maniera definitiva, la porta del Livorno. Rivediamo la conclusione deviata, Iocolano che in quel momento non stava neanche benissimo, va a concludere col sinistro e per poco non trova la via del gol. Secondo tempo appena iniziato, molto bravo Cauz a sfondare come fosse un trequartista, serve Magni che inizialmente incespica, poi trova ancora una volta Cauz, tiro parato ma c'era fuori gioco dello stesso numero 3 ex Trapani e Ravenna. Marissante, verticalizzazione, il 49° minuto, Udì riesce a liberarsi bene di 2-3 avversari, a sfondare, apre sulla sinistra per Mazzarani, sicuramente il giocatore più tecnico del Livorno, il tiro però è molto alto,
rispetto alla traversa difesa da Pissardo, della porta difesa da Pissardo, e quindi si perde senza che possa far male ai blu celesti. Se ne va bene Masini, subentrato al debutto con i blu celesti al 54esimo, 2-3 sponde, poi gran lancio di Iocolano per Mastroianni che prova ad involarsi, serve splendidamente Capoferri, tiro deviato con difficoltà dalla difesa della Livorno. Buona, veramente buona questa combinazione offensiva dei blu celesti, che col passare dei minuti iniziano anche a divertirsi, ma devono stare comunque attenti alla Livorno, che all'ora di gioco si fa rivedere dalle parti di Pissardo o di il solito. Sicuramente buona la sua partita, apertura sulla sinistra dove c'è il numero 26 Jean Lamé Evan, che era al debutto. Pissardo fa sua poi la sfera. 69esimo, si entra nella fase calda, cross al centro, ributtato fuori, era stato Capogna, subentrato Mastroianni a crossare, Capoferri, ancora Capogna, si fa vedere bene il cross per Iocolano che, secondo il primo assistente Catani di Fermo, è in fuorigioco. Iocolano sicuramente non è d'accordo con lui, aveva trovato la via della doppietta, e andiamo a rivedere. Effettivamente è molto 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 borderline la posizione del blu celeste, che sembra essere tenuto in gioco da Evans. Minuto numero 78, Capogna, conclusione sporca di testa, non trova la via del gol il 20 blu celeste, che qui conquista bene un buon pallone. Al minuto numero 82 serve Iocolano, palla un po' arretrata, Iocolano riesce comunque a controllarla, apre sulla destra per Masini che si fa vedere ottimamente coi tempi giusti, il cross per Marotta, la conclusione è facile per Stan Campiano, però buona incursione di Marotta che è subentrato poi nel corso della gara a Foglia. Bolzoni, buona palla, fa una buona giocata anche Capogna. Emmausso, un buon lampo di classe che però non lo premia, anche lui subentrato a pochi minuti con la testa giusta. Al 94esimo arriva il triplice fischio finale del signor William Villa di Rimini, che manda le due squadre al riposo definitivo, non senza però qualche scambio di battute non proprio amichevole davanti alla panchina blu celeste.